A 2 anni dalla strage alla stazione di Bologna, il lavoro dei giudici non ha portato a risultati apprezzabili sul piano delle indagini. Ma in quale stato d'animo si giunge a questo secondo anniversario della strage? Purtroppo siamo giunti a questo secondo anniversario attraverso vicissitudini che sono state, direi, sgradevoli, in quanto che oltre che alla mancanza, direi, di risultati positivi, abbiamo dovuto dimostrare che le indagini erano state fatte quasi per 2 anni interi per scherzo, e quindi a un certo momento, rendendoci conto di questo fatto, abbiamo dimostrato tutto il nostro disagio, tutto il nostro dispiacere per questo comportamento della giustizia, alla quale noi attribuiamo una certa responsabilità, ma soltanto una parte, perché la principale responsabilità noi consideriamo che risalga sempre alla volontà politica di perseguire i mandanti e gli autori della strage. Con lo stato d'animo di dolore con cui abbiamo affrontato questo problema da 2 anni a questa parte, è una ferita che non si è rimarginata, e anche con amarezza, perché in 2 anni purtroppo le indagini, come si sa, non hanno fatto nessun passo avanti. Questa è la cosa che più ci rattrista, perché la giustizia ha dimostrato di essere una giustizia lenta e forse di essere anche una giustizia poco illuminata, dal momento che non ha dato all'opinione pubblica, non ha dato al Paese la sensazione di avere raggiunto risultati, anche se modesti, però nella strada giusta, sulla via appunto della punizione dei responsabili, del chiarimento delle responsabilità, quelle più immediate e quelle anche probabilmente esistenti, ma più lontane e più in alto, dei mandanti, dei grandi ispiratori di queste e di altre stragi che si sono compiute in Italia. Anche sulla base della recente esperienza del processo per l'Italicus in corso a Bologna, dove è sospeso per la pausa estiva, c'è una grossa attenzione della stampa e dell'opinione pubblica per tutto quanto riguarda il terrorismo rosso. Non altrettanto avviene intorno al terrorismo nero. Secondo lei perché? Ma il terrorismo nero si giova di un'atmosfera di disinteresse che non so bene, è difficile dirlo, se sia voluto o artificiale, spontaneo. Sta di fatto che si sa molto poco del terrorismo nero. Si conosce poco l'ideologia dei terroristi neri, l'organizzazione, i collegamenti internazionali. Questo probabilmente anche perché le indagini non sono andate mai a fondo, mentre per quanto riguarda il terrorismo rosso, le indagini, anche grazie al contributo dei pentiti, sono andate avanti, sono andate abbastanza a fondo e hanno portato alla luce tutta una serie di dati, di fatti, che in questo caso, invece nel caso del terrorismo delle stragi, non si conoscono. Dopo anni di processi o di istruttorie sul terrorismo nero, l'impressione che si può ricavare, anche se non si hanno i nomi e i cognomi, è che si tratti di un gruppo di fanatici oppure di magari gruppi di fanatici però con grosse protezioni. Ma guardi, io non credo assolutamente che le stragi di questi 14 anni di terrorismo nero siano imputabili a quattro fanatici, i quali naturalmente operano così in maniera distaccata o in maniera o scollegata a un disegno preciso. La mia convinzione profonda è che questa non sia la verità. La verità è che c'è un disegno che ha diversi addentellati, un disegno molto pericoloso per la nostra democrazia e per la sopravvivenza della nostra democrazia, e quindi io credo che in questo disegno i quattro fanatici possono essere stati, diciamo, l'ultimo anello o possono essere stati la manovalanza, ma mi rifiuto di ritenere che le stragi e il terrorismo nero siano imputabili a poche persone, a pochi cani sciolti. Qui c'è un disegno, c'è una, come dicevo prima, la necessità di individuare un filo conduttore, perché la mia convinzione è che trovato quel filo conduttore, forse lo si trova per tutta una serie di avvenimenti, per tutta una serie di stragi, per tutta una serie di attentati che fanno parte di un unico disegno eversivo. Probabilmente in epoche passate
certi inquinamenti o collusioni con certi apparati delle nostre istituzioni possono aver influito su questa carenza di risultati positivi. È poi da tener presente che il fatto di strage, nonostante gli effetti tremendi che produce, è un fatto che forse ha bisogno di minore elaborazione sotto il profilo esecutivo che non un attentato. Voglio dire, per quanto più bieco, vigliacco questo fatto di strage è, proprio questa vigliaccheria la si determina anche nelle modalità di esecuzione. Lei mi capisce che preparare dell'esplosivo in una valigia, lasciarlo in un luogo frequentatissimo, dove quindi sfugge a ogni attenzione la persona che reca con sé questo esplosivo, è un fatto che dopo resta lì. La distruzione stessa dei reperti che avviene è un fatto che sotto il profilo proprio di tecnica delle indagini rende più difficile la scoperta degli autori. Quindi c'è una serie di combinazioni dei fatti, però io, come sempre faccio, non dispero per nulla che non si debba arrivare a scoprire e gli esecutori e i mandanti. È possibile trovare una spiegazione riguardante le stragi avvenute e riguardante alcuni altri grossi episodi? Cioè, queste stragi e gli ultimi episodi che hanno coinvolto Giorgio Vale, hanno coinvolto Alessandro Librandi, hanno coinvolto altri personaggi di spicco del terrorismo nero, possono essere considerate variabili impazzite di un disegno destabilizzante di più vasta portata oppure parte integrante dello stesso disegno? Direi che si può fare questa osservazione, che il fatto stragistico sembra essere con alta probabilità, direi con quasi certezza, un fatto riconducibile al terrorismo nero. E la nostra vita è stata così disseminata di stragi che non si può pensare a questi fatti come a variabili impazzite. Rientra quindi, secondo me, il fatto di strage in una strategia del terrorismo nero. Lei vedrà che i fatti commessi dal terrorismo rosso, anch'essi ovviamente deprecabili sotto ogni profilo, sono sempre stati fatti, per così dire, individualizzati e motivati, dei quali ci si è assunti attraverso i documenti di rivendicazione la paternità, cercando di spiegarli secondo canoni logici abbastanza assurdi, ma questo tentativo di spiegazione aveva la funzione di determinare una certa polarizzazione, un certo consenso, diciamolo pure, sull'organizzazione che li aveva compiuti. Il fatto di strage non viene mai rivendicato e tantomeno mai spiegato. È un fatto che mira a spargere un terrore indiscriminato. Non ci sarà più una distinzione per categorie. Il terrorismo rosso ha compiuto in numerose categorie, dai magistrati ai giornalisti ai poliziotti e così via, ai sindacalisti, ma per categorie, non il bambino, che dico, non la donna inerme. Il fatto invece di strage è il fatto terroristico per eccellenza. Se a questo concetto di terrorismo, che abbiamo dianzi cercato di spiegare, si aggiunge un'altra connotazione, insita nel termine, quello di spargere un terrore diffuso. Sì, io non credo che siamo di fronte a dei fanatici pazzi, siamo di fronte a dei freddi esecutori di ordini, di disegni che vengono dall'alto e che hanno sicuramente, o comunque il sospetto mi sembra abbastanza fondato,
coperture, complicità in qualche apparato dello Stato, altrimenti la verità sarebbe venuta a galla più facilmente e più presto. Non mi sembra che quando si riconducono questi fatti ad un solo terrorismo, quello nero, quando la nostra storia è puntualizzata di questi fatti, di strage, perché oltre alle stragi che hanno fatto vittime, voi a Bologna avete sofferto queste tragedie, si aggiungono gli altri fatti che per il codice penale sono sempre stragi, anche se per un evento fortuito non hanno prodotto vittime. Io rammento Incisa Valdarno, primavera del 75, un treno che per fortuna non deraglia e che sarebbe caduto dopo una precipitazione di 150 metri su per giù nell'Arno. Le centinaia di persone potevano essere uccise. Vaiano, nei mesi di poco precedenti l'Italicus. Ecco, se questo si vede, quindi tutte ricollegabili ad un certo settore del terrorismo, il loro numero, la loro funzione di spargere un terrore diffuso, non penso che possano essere variabili impazzite. Rientrano in un momento strategico che in un primo momento, almeno quando il fatto di strage si voleva attribuire agli avversari politici, doveva portare alla instaurazione di un regime autoritario e repressivo, e successivamente tende a creare una sorta di instabilità, di terrore diffuso, e spera di creare la richiesta sempre di un regime forte. Ecco, soprattutto nel primo anno di indagini, da più parti si sottolineò la necessità di avere più strumenti, di avere più uomini a disposizione per indagare. Questo è accaduto, oppure cosa bisogna fare per potenziare le possibilità di scoprire la verità? Ma ecco, questo è un altro discorso che dovrebbe veramente essere affrontato una volta per tutte. Io dicevo prima che si ha la sensazione, non è solo una sensazione, che questo problema, questo terrorismo nero, per parlare del terrorismo nero che in questo momento ci interessa in particolare, non viene affrontato con gli strumenti adeguati, quindi anche con i mezzi e con gli uomini sufficienti. È stato detto nel corso del primo anno che da parte del Ministero non ci si era preoccupati di adeguare e di dare diciamo, mezzi e uomini adeguati. In realtà noi riteniamo che sia anche una questione veramente di mezzi, ma una questione di, se vogliamo, di approfondimento del fenomeno, una questione di cultura diversa con cui si affronta il problema del terrorismo nero. Da più parti ci si domanda perché, ad esempio, del terrorismo nero si parli molto meno in Italia che non di terrorismo rosso. Noi riteniamo che ci sia stata una sottovalutazione del terrorismo nero. Avremo nel corso delle giornate di commemorazione del secondo anniversario un convegno internazionale sul terrorismo nero e noi ci auguriamo che possa essere l'occasione proprio per fare un po' il punto di del fenomeno e per imparare qualcosa, perché qui veramente abbiamo bisogno di mettere a confronto delle esperienze, di rendersi conto di dove deve cambiare il modo di affrontare questi processi e gli strumenti con cui affrontare questi processi. Il magistrato che si impegni, come la stragrande maggioranza di noi fa, nelle indagini e in particolare nelle indagini sul terrorismo, difficilmente potrà essere anche un politologo, uno storico. E quindi ha bisogno di recepire dalle analisi di altri studiosi certi punti che gli servono, certi dati che gli servono per la comprensione del fenomeno che egli si trova ad indagare in un certo momento storico. Lei capisce, se parla, per esemplificare, con un terrorista di sinistra, il suo rosso, il suo linguaggio, anche se spesso estremamente astratto, avrà sempre dei punti di riferimento sui quali c'è un dato comune di comprensibilità.
se lei parla con un terrorista di destra che le parla per ore del concetto dell'uomo guerriero o dell'uomo solare, questo la lascia estremamente sbigottito e le fa rendere conto che lei di questa cultura non ha i dati. Ecco quindi che delle iniziative come quelle che lei ricordava della Regione Emilia-Romagna, che ha finanziato l'Istituto Cattaneo con un'apposita legge per lo studio di questi fenomeni terrorismo anche di destra, secondo me sono un supporto estremamente valido per l'azione del magistrato, proprio perché lo può portare a conoscere la cultura di queste formazioni e quindi a rendere più intelligibile il fenomeno. Abbiamo ad esempio proposto, e questo lo facemmo fin dall'anno scorso, come avvocati di parte civile, di procedere anche a Bologna, dove non dimentichiamo è stato fatto, cioè vi è l'istruttoria del 2 agosto, vi è il dibattimento dell'Italicus, vi sarà il processo per l'uccisione del giudice Amato e vi è stato anni addietro quello di Ordine Nero, quindi già 4 grossissimi processi che si riferiscono al terrorismo nero, e ne crediamo di poter avere elementi per mettere insieme una banca dati. La nostra proposta ha proprio lo scopo di sottolineare l'importanza di darci degli strumenti diversi. Ecco, noi riteniamo che una banca dati a Bologna che consenta di catalogare e consenta quindi di avere ogni riferimento su tutti i personaggi, su tutte le vicende e gli eventi che riguardano il processo del terrorismo nero possa essere uno strumento opportuno per noi avvocati, ma anche per coloro che operano all'interno di queste indagini. Io ho sempre attribuito, ma non io soltanto, ma magistrati, operatori delle forze di polizia, dei carabinieri, una importanza rilevante nella lotta contro il terrorismo alle dichiarazioni che hanno reso i cosiddetti pentiti o dissociati. E questo perché essi consentono, con le loro dichiarazioni, una lettura dall'interno dell'organizzazione terroristica che altri strumenti di indagine non consentono. Dicevo, le indagini di polizia giudiziaria e di magistratura, anche se condotte abilmente, dato il fenomeno della compartimentazione che esiste nei gruppi terroristici, necessariamente finiscono con il fermarsi, con l'arrestarsi ad un certo momento. Questo è stato un fenomeno, una caratteristica che le indagini hanno avuto finché non è sbocciato il fiore o la carta vincente della dissociazione. Se arrestava una persona si poteva giungere ad altre 2 o 3, poi ci si doveva fermare lì proprio per questa compartimentazione e non si aveva soprattutto una lettura dall'interno dell'organizzazione dei fatti da questa commessa. Qual è l'idea che vi fate sull'organizzazione del terrorismo nero in questo momento in Italia? Dei successi, ecco, bisogna cominciare a dire, la gente lo deve sapere, anche perché queste indagini, e giustamente secondo me, sono coperte da un riserbo più acuto che non quello sul terrorismo rosso, dei risultati sono stati conseguiti. Il terrorismo nero ha peraltro delle ramificazioni e dei collegamenti a carattere internazionale, sui quali non mi posso indugiare, ma che secondo me sono forse più saldi di quelli che può avere il terrorismo rosso. Proprio delle così, collegamenti forti. Mi riferivo alla mia esperienza nel processo per l'omicidio del giudice Occorsio, quando nel 76 e negli anni precedenti dei terroristi di destra avevano trovato delle ampie protezioni, ma non a livello di altra organizzazione, come può avvenire nel terrorismo rosso, altra organizzazione che sta all'estero, ma da parte dei servizi di un altro Stato estero, per esempio nella Spagna, di Franco. Ecco, quindi questo induceva, dicevo, un'altra osservazione, e cioè che una lotta veramente completa al terrorismo
la si può fare solo sulla base di una collaborazione aperta e leale sul piano internazionale. Ma torniamo alle vicende dell'inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna. L'8 giugno scorso la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di avviare procedure di trasferimento per 4 magistrati bolognesi che si occupano dell'inchiesta sulla strage ha provocato nell'opinione pubblica un ulteriore momento di sconcerto. Le reazioni sono state tutte improntate alla prudenza, ma questa decisione porterà ad una svolta nelle indagini oppure segnerà il definitivo affossamento della possibilità di ottenere giustizia? Non credo che necessariamente debbano rappresentare un affossamento, anzi potrebbero anche contribuire a migliorare le condizioni degli uffici giudiziari bolognesi e a dare nuova spinta a queste indagini che sono andate avanti in una maniera così lenta e soprattutto così contraddittoria e contrastata. E certo, la cautela è indispensabile in questi casi perché si tratta del potere giudiziario che è autonomo, sul quale noi non vogliamo esercitare né pressioni né interferenze, anche se naturalmente il nostro giudizio non può mancare ed è un giudizio di preoccupazione e di critica per come le cose si sono svolte finora. Questo riguarda gli uffici giudiziari, questo riguarda evidentemente anche l'aiuto, il sostegno, il sussidio che gli uffici giudiziari avrebbero dovuto avere da altri organi dello Stato. È evidente che questa decisione di trasferire ben 4 magistrati degli uffici giudiziari di Bologna ha dato l'impressione all'opinione pubblica che i risultati deludenti, ripeto la parola di prima, di questa indagine fossero anche da attribuirsi a contrasti, a lacerazioni interne, quindi a contrasti di ordine personale. E questo è un fatto estremamente negativo, perché è chiaro che l'immagine della magistratura, questa vicenda, non possiamo ritenere che esca rafforzata di fronte all'opinione pubblica. Noi però dobbiamo dire che i contrasti, le lacerazioni fra gli uffici del pubblico ministero e dell'ufficio istruzione li abbiamo ritenuti cosa grave e abbiamo chiesto che il Consiglio della Magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura intervenisse in qualche modo per fare luce, per portare ordine. Questa decisione non intendiamo discuterla nel merito, anche perché non abbiamo gli elementi sulla base dei quali il Consiglio Superiore delle Magistrature è arrivata a questa decisione. E naturalmente abbiamo una preoccupazione, la preoccupazione che questa situazione possa avere dei tempi lunghi prima di arrivare a dei punti fermi, a delle decisioni definitive, perché questo sì potrebbe anche su un piano psicologico di operatività dei magistrati, noi ci auguriamo di no, però potrebbe portare ad un ulteriore rallentamento delle indagini. L'associazione dei familiari ha accolto con soddisfazione le proposte che il Consiglio Superiore della Magistratura ha fatto circa i provvedimenti da adottare nei confronti dei magistrati di Bologna, ma in modo particolare per quei magistrati che avevano scherzato nei riguardi dell'inchiesta. Quindi noi attendiamo con molta fiducia le decisioni definitive, però nello stesso tempo noi chiediamo al Consiglio Superiore della Magistratura di procedere con quella celerità necessaria in questa circostanza, poiché noi non desideriamo e non vogliamo che dopo aver perduto quasi 2 anni, sino a questo momento, se ne perdano degli altri prima di portare, di realizzare completamente quei movimenti che sono stati proposti. Questa sorta di impunibilità che ormai sembra caratterizzare i terroristi neri, stragi di cui non vengono mai scoperti gli autori, gli esecutori, gli ideatori, una continuità di azione del terrorismo nero che dà proprio il senso dell'impunibilità, non abbia generato nella gente, nei cittadini,
una sorta di senso negativo, di senso comune negativo, di sfiducia. Certo, io lo ritengo che senz'altro la ragione principale è proprio questa. I cittadini italiani si sono resi conto e si rendono ogni giorno di più conto che praticamente per i terroristi neri c'è una copertura tale che non consente che siano puniti. Quindi questa copertura fa sì che praticamente il terrorismo nero riesca ad ampliare le proprie possibilità, ad ampliare le proprie azioni, a farle diventare sempre più grandi. Difatti io ipotizzo che la prossima strage sarà ancora più grande di quella di Bologna. Questo perché il terrorismo nero non si vuol perseguire, perché le coperture ormai è stato chiaramente dimostrato che vengono direttamente dagli organi dello Stato, perché in tutti i processi i brigatisti neri, i terroristi neri non sono stati condannati perché la maggior parte di questi si sono liberati per il fatto che sono stati messi a un certo momento sulla strada dei giudici i segreti di Stato che hanno evitato l'acclaramento della verità di certi fatti, degli omissi, gli omissis, io non ricordo, l'uccisione dei testimoni nelle carceri, fuori dalle carceri, e ultimamente direi ancor più grave il responso delle Camere che in sede congiunta hanno deliberato di non approfondire le cause della strage di Piazza Fontana. Sono tutti elementi che denotano il nesso, il legame profondo che esiste fra questi organi dello Stato, i servizi di sicurezza e i terroristi neri. Quindi è necessario, è assolutamente necessario arrivare alla verità, e per arrivare alla verità questa, secondo il mio modesto avviso, è una delle strade da percorrere.